Lancio di Ivas a Roma, primo convegno nazionale a Napoli. Le sue emozioni da presidente? Devo dire che sono contentissimo perché c'è stata una grossa affluenza di pubblico, relatori estremamente validi che ci hanno portato delle novità nel campo degli accessi vascolari. L'impianto del PIC è assolutamente una pratica appannaggio della professione infermieristica, a patto che l'infermiere sia adeguatamente formato per poterlo fare, per cui che ha seguito un corretto training formativo affinché, per evitare ovviamente problemi di tipo medico legale e di malpractice. Ricordiamo che noi siamo sempre responsabili di quello che facciamo e paghiamo le conseguenze per imperizia e imprudenza in qualsiasi pratica noi ovviamente facciamo nel paziente. È chiaro che di base debbono avere una cultura, cioè aver portato una certa esperienza per non arrecare danno al paziente. Il problema medico legale è un problema che è stato discusso e che riguarda innanzitutto il problema consenso. Consenso informato, il nostro medico legale che ha partecipato al congresso ci ha parlato di consenso valido. Faremo di questo l'oggetto di una consensus nei prossimi mesi che riguarderà il discorso dell'ECG intracavitario, che è un argomento spinoso che riguarda anche procedure medico-legali, ahimè. Abbiamo depositato una procedura di impianto nella quale è scritto ben definito chi è deputato all'impiantare PIC, sotto la responsabilità ovviamente in prima persona dell'impiantatore, ma anche del nostro direttore di unità operativa e di capo dipartimento. Tecnicamente pungere una vena in un braccio che è molto piccola rispetto a una vena nel collo che è molto più grande è sicuramente più semplice, quindi se un infermiere punge una vena nel braccio potrà pungere molto meglio una vena nel collo. Spero che presto anche noi infermieri potremmo posizionare questi famigerati CIC, che sono i cateteri centrali a inserimento centrale, quindi non posizionare solo PIC. Grazie. Grazie.